È un botta e risposta a distanza quello a cui si assiste in questi giorni di campagna elettorale. È entrata nel vivo a colpi di saette e spaccature che sembrano ormai insanabili fra fazioni di uno stesso partito. Non cessa ed anzi si alimenta di scintille la polemica in Forza Italia fra gruppo Bartolozzi, Federico e gruppo Mancuso in merito alla paternità del simbolo. Come ormai risaputo, i Federico Bartolozzi appoggiano la candidatura di Spata, mentre i mancusiani hanno stretto la mano a Greco, rivendicando la paternità del simbolo di Forza Italia. Giusi Bartolozzi afferma che sembra incredibile che si possa rinunciare al simbolo di Forza Italia per le prossime amministrative, per fare accordi con la sinistra, quella stessa sinistra di Crocetta e Company che ha portato la città allo sfacelo. Immediata la risposta di Greco, che non lascia passare il messaggio accusatorio di quello che ha stretto l'intesa con la sinistra pur di vincere. Ed immediata la replica anche dei forzisti di Mancuso, che parlano di accordi stabiliti solo per il bene della città e dei cittadini. L'obiettivo di Forza Italia sicuramente è quello di garantire alla città un'amministrazione sana, competente e affidabile. Il nostro coordinatore provinciale, l'onorevole Michele Mancuso, ha dimostrato ancora una volta di avere a cuore le sorti di questa città, dichiarando appunto di voler rinunciare al simbolo se solo ciò potesse servire ad unire. Noi sicuramente non accettiamo critiche, non accettiamo richieste che riteniamo appunto sterili da chi con sconcertante e sistematica disinvoltura è passato da una coalizione ad un'altra e da chi vorrebbe far passare come una scelta politica una trattativa sicuramente poco seria. Quindi non si può nobilitare una trattativa poco seria spacciandola appunto per scelta politica. Noi, sicuramente il candidato Lucio Greco è stato il risultato di un percorso condiviso, di una trattativa seria, lineare e accorta con forze politiche e gruppi civici che condividono gli stessi valori di Forza Italia. Quindi. Per quanto riguarda invece la questione del simbolo, ad ogni modo noi siamo certi e sereni di essere detentori del simbolo. L'onorevole è comunque Michele Mancuso, il nostro coordinatore provinciale, e insieme all'onorevole Gianfranco Miccichè sicuramente affronteranno questo passaggio in maniera lineare e accorta, così come sta accadendo in altre città della regione, della nostra regione.